Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Mi viene da ridere a pensare al ministro Saccomanni che ancora una volta ci vuole far credere che il paese è in uscita dalla recessione. Chiunque gira sui marciapiedi per le strade, chiunque va nelle piazze, chiunque va a vedere che cosa succede in questi giorni nel paese, si accorge che siamo nella più nera recessione. Bene, siamo seri, il paese non ha bisogno di freni, il paese ha bisogno di acceleratori, a partire dalle piccole e medie imprese che non vengono invece finanziate da un sistema bancario che ormai risponde solo ai propri interessi. E qui lancio una sfida al governo e chiedo: quali interessi sostengono questo governo? Quelli della finanza? Quelli delle banche? Quelli del Bilderberg? Quelli dell'Europa dei finanzieri? Oppure l'interesse dei cittadini ad avere un lavoro? Noi a lei, Ministro, chiediamo quali soluzioni, quali possono essere le cose messe in campo per adottare immediate iniziative di sostegno al comparto industriale e commerciale che vadano nella direzione di una drastica riduzione del numero e nel peso complessivo delle tasse e delle imposte, recuperando le risorse necessarie anche attraverso l'attuazione di una più incisiva politica di tagli alla spesa pubblica. Tutto il risparmio fatto attraverso il taglio della spesa pubblica andrà anche utilizzato per ridurre il cuneo fiscale. Consentire alle imprese, soprattutto quelle sane, di accedere al credito è fondamentale. Non ho trovato una sensibilità così palese nei confronti di un commercio che sta veramente attraversando un periodo bruttissimo, e sulla questione del cuneo fiscale che lei ha accennato prima, è un po' che se ne parla, si parla sempre di decimali molto, molto stringati, non credo che siano quelli che metteranno in condizione poi un comparto di ripartire. Si è accennato alla questione dell'energia, abbiamo lavorato molto in commissione, questo ne diamo atto al Presidente, però dovremmo fare anche qui un ulteriore passo in avanti per mettere in condizione veramente chi, soprattutto le aziende energivore, di poter usufruire di un'energia che ha un costo così che possa mettere in condizione il prodotto di essere venduto anche nei mercati esteri con una certa facilità. Il problema non è tanto la produzione, il problema è una produzione che abbia un costo basso, che sia di qualità e che gli imprenditori, e questo è il grande dramma, riescono poi a piazzarli sui mercati nazionali e internazionali. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.